Il nuovo teaser Marvel Sony del sequel di Spider-Man è già stato partorito e questa volta è arrivato con tantissimo mistero, eseguito da una quantità di indiscrezioni che ti faranno girare la boccia per pesci. Vi ricordo che esistono due versioni di questo teaser, ma praticamente sono la stessa cosa, ragazzi. Il succo è essenzialmente lo stesso: viaggio in Europa, cattivo, buone motivazioni. Che poi alla fine si sa che non sarà lui il vero cattivo. Quindi noi andremo a fare un'analisi incrociato, perché ce ne sono due, cosa devo fare? Non me ne vogliate. Allora, è un prequel? Non è un prequel? A quanto pare quest'opera visiva, detta anche lo spoiler vivente più grosso mai creato, si svolgerà dopo gli eventi di Endgame. E sembrerebbe che la motivazione principale che ha portato Peter a partire per l'Europa sia stata l'esperienza affrontata, diciamo non tanto positiva, di Avengers 4. Qui lo vediamo chiudere l'armadio perché forse evidentemente il costume porta con sé una grande responsabilità, sì, ma porta anche dei brutti ricordi. I ricordi ad esempio della propria dipartita. Mettiamoci nei panni di questo che torna sulla Terra e si rende conto di essere diventato un meme su internet dopo la sua morte. Poi l'eventuale ipotetica morte del suo mentore Tony Stark, teoria che in questi ultimi giorni ha preso forza e diciamo che le parole di Happy "sei da solo" non aiutano per niente. Che sia uno spoiler all'interno di uno spoiler gigantesco quale questo film? Come fa ad essere da solo? Dove sono finiti i supereroi? È finita così male in Endgame? Ma perché la spia a livello Dio si rivolge a lui? La scelta di Fury è caduta su Spider-Man per quale motivo? Forse non resta più nessuno da ingaggiare. Maria Hill e Fury che sparano a Sandman? Hydro-Man che spunta fuori subito dopo? Direi che sono delle illusioni molto pericolose. Non lo so, mi sembra un po' tutto molto confuso, molto mascherato. Si vede qua che c'è un editing potente per nascondere delle cose, per questo non quadrano alcune scene. E qua sembra che gli sparano. Non spari a qualcuno che è fatto di sabbia, non ha senso. Voglio subito sapere dove la signora che ha firmato questo assegno. Dov'è War Machine? Dove sono gli altri? Danno quasi l'idea che lo Shield sia formato da due persone, Hill e Fury. Comunque la giri, andiamo sempre a finire teoricamente su Tony Stark. E ve l'ho detto ragazzi, le voci sono parecchie, si è parlato addirittura della tecnologia olografica di Tony Stark, il famoso retro framing qualcosa, lo sapete, l'avete visto al MIT, in italiano è l'inquadratura retro aumentata, giocattolo delle Stark Industries. In quell'occasione Tony cercava di curare un trauma del passato progettando i propri pensieri, materializzandoli quasi. E se può aiutare a guarire qualcuno, questa tecnologia può fare anche il contrario, secondo me. È così che agisce Mysterio sulle pagine dei comics. Lui va a colpire la psiche creando apparizioni, incubi e trapper italiani. L'uomo boccia quindi avrebbe prima conquistato la fiducia di Fury, e qui mi fermo, stoppati. E già la teoria qua fa acqua da tutte le parti, perché Fury si è fidato soltanto una volta nella sua vita. Vero signora scesa dalle stelle con strani e sexy comportamenti Skrull? Quentin Beck, anche se non sappiamo se sarà lui il mistero, ma credo di sì perché è quello che ce l'ha sempre con Spidey. Quentin avrebbe sottratto la tecnologia allo Shield per fare cose da super criminali, insomma. Oppure no, potrebbe anche essere tecnologia Chitauri, esteticamente il costume a me dice quello. Ma parliamo anche del ruolo importante che ricopre la zia May all'interno del teaser. La zia May, come sapete, aveva scoperto l'oscuro segreto del nipote, ma adesso mi sembra che abbia elaborato la cosa molto bene. Così come nei comics, ora lei si occupa dei meno abbienti, col supporto del nipote Peter Parker, e non solo, a dare una mano o forse qualcos'altro Happy. Sento delle vibrazioni strane fra quei due, molto Feige. Ovviamente a Peter non va a genio per niente questo pseudo flirt. Non so se è una mia impressione, ma noto un po' più anziano Happy. L'avete notato anche voi? Sembra che sia passato del tempo.
Comunque sia, sembra che sia il nuovo mentore del ragazzo ragno dopo l'enorme vuoto lasciato da Tony Stark, dopo l'ipotetico vuoto che ha lasciato in tutti i nostri cuori. Ed ecco il fotogramma incriminato, soggetto ad una quantità di clickbait della Madonna. Alle spalle dell'uomo ragno un edificio in costruzione. Sembrerebbe la torre degli Avengers tipo del 2012. E mezza mangiucchiata, una prova dei viaggi nel tempo forse, non credo, la diretta conseguenza dei fatti accaduti in Endgame. Per quale motivo mostrarcela? Quale cose quadrerebbero? Perché come ben sapete l'Avengers Tower era costruita tipo a lumaca, come a punta. Si vede che una volta venduta, come abbiamo visto in Homecoming, qualche pazzo miliardario l'ha acquistata questa torre. Norman forse? Oppure i Fantastici? Si tratta dell'edificio Baxter? Da qui a 6 mesi i Marvel Studios potranno tranquillamente sfruttare i diritti Fox. L'ha detto Kevin. Se devo dire la mia, a me sembra che lì sorgerà la gloriosa torre Baxter, perché sta venendo su quadrata, tipo a Lego. D'altra parte Norman ci vorrebbe, quel bastardo, uno dei personaggi più importanti, ragazzi, per lo Spider-Man. Anzi, la cancello subito la mia scelta e scelgo la torre delle Oscorp Industries. Accendiamo! Vi ricordo come sempre che qui stiamo parlando di un teaser, la portata dell'editing e le cose nascoste e omesse sono titaniche, e quindi qua stiamo dicendo tutto e niente. Diciamo che c'è la possibilità che si tratti di un altro universo e che le torri siano in quello stato perché di sì, che ne so, per altre ragioni a noi sconosciute. E per quale motivo dico questa cosa? Di solito sono sempre misurato. No, sul serio, lascio aperta una terza possibilità, perché il vero Peter si chiama Peter Benjamin Parker e non soltanto Peter Parker. In questo caso dimenticate la storia dei brutti ricordi che rimangono nell'armadio. In questa realtà si sarà stancato di essere Spidey e le vacanze sono le vacanze. E tutti gli altri sono morti. Pubblicità. Saurus Likes, video tutti mercoledì e giovedì quando mi pare alle 7.